Quando si formula un'alimentazione casalinga a cotto per il cane e per il gatto, una delle domande fondamentali del proprietario che si avvicina per la prima volta a questo tipo di alimentazione è questa: ma come la devo cuocere la carne per il cane e per il gatto? Le risposte sono tantissime perché ci sarebbe veramente tantissimo da dire sui metodi di cottura delle risposte che troverete, ma non in questo video perché ne parleremo la prossima volta. Sì, perché tra le tante domande che vengono poste appunto a proposito della cottura, ce n'è una che è più frequente e che deve essere risolta ancora prima di parlare delle differenze tra i vari metodi di cottura. La domanda è questa: ma la cottura fa perdere le proprietà nutrizionali degli alimenti? È una domanda molto importante. E prima di parlare di cottura, di miglior metodo di cottura, di differenze tra i vari metodi di cottura, deve essere assolutamente data una risposta proprio a questa domanda. Eh sì, perché molti proprietari collegano automaticamente le differenze che ci sono tra i vari metodi di cottura alla perdita di proprietà nutrizionali, e questo è qualcosa che dal punto di vista tecnico deve essere affrontato e che è molto più complesso di come spesso si possa pensare. Per questo motivo, oggi andiamo a rispondere proprio a questa domanda, valutando la letteratura scientifica che abbiamo a disposizione su questo argomento, per poi rispondere successivamente nel prossimo video alla domanda più importante: quali sono le differenze tra i metodi di cottura e qual è il miglior metodo di cottura per l'alimentazione del cane e del gatto? Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Partiamo dall'inizio. Cuocere gli alimenti porta sempre ad una perdita nutrizionale. Alcuni nutrienti vengono persi in quantità maggiore, altri vengono persi in quantità minore, altri non vengono persi affatto, ma in generale una modifica che si ha anche con la perdita dei nutrienti c'è, per cui va presa in considerazione. Questo è uno dei motivi, il principale ma non il solo, per cui i medici veterinari che vi formulano un'alimentazione casalinga per il vostro cane o per il vostro gatto inseriscono nelle diete casalinghe a cotto un'integrazione di tipo nutrizionale, proprio stimando la perdita dei nutrienti. Ed è anche il motivo per cui in realtà il metodo di cottura non conta poi così tanto, perché poiché ci sono proprio delle perdite di nutrienti in cottura, ma queste integrazioni sono lì apposta perché queste perdite vengano recuperate, se la dieta è opportunamente formulata e bilanciata, non ci sono problemi. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire quanto effettivamente la cottura fa perdere le proprietà. Partiamo dall'inizio e concentriamoci sulla parola proprietà. Purtroppo questa bruttissima parola, a mio avviso, non significa assolutamente niente dal punto di vista tecnico, o meglio, è un insieme molto vago e non ben definito di quelle che sono le molecole presenti all'interno degli alimenti. Ogni alimento è caratterizzato da un'abbondanza di alcune specifiche molecole, che possono essere vitamine, possono essere minerali, possono essere composti non essenziali ma comunque utili, ad esempio gli acidi grassi. Omega 3. La cosa molto importante da capire è che ciascuno di questi nutrienti si comporta in modo diverso relativamente alla cottura. Questo vuol dire che alcuni nutrienti vengono persi molto velocemente, altri nutrienti vengono persi lentamente o non vengono persi affatto, alcuni vengono persi maggiormente con un metodo di cottura, altri vengono persi maggiormente con altri metodi di cottura. E spiega il motivo perché non si può parlare di perdita di proprietà, ma la cottura non fa perdere i nutrienti, non fa perdere i minerali in generale. Bisogna andare a guardare come la cottura fa perdere ad esempio il ferro o il rame o lo zinco, facendo una valutazione che prenda in considerazione ogni singolo nutriente che ci interessa da inserire nell'alimentazione del cane e del gatto, e non un complesso generale da cui deriverebbero necessariamente delle inesattezze. Questo deve essere chiaro prima di partire con la trattazione. Le perdite dei nutrienti in cottura possono avvenire principalmente per due motivi. Il primo è la lisciviazione e l'altro è la degradazione. La lisciviazione è quel metodo con il quale i nutrienti vengono persi per spostamento dall'interno dell'alimento all'esterno dell'alimento. È il fenomeno in assoluto più conosciuto dai proprietari, il fatto che i nutrienti escano dall'alimento e vadano a finire generalmente nel liquido di cottura. Questo fenomeno avviene perché durante la cottura le cellule, che siano animali o che siano vegetali, dell'alimento si spezzano, si rompono e questo causa la fuoriuscita di acqua. Uscendo l'acqua escono anche i minerali, ma anche alcune vitamine che sono contenute all'interno di quell'acqua e conseguentemente quelle escono dall'alimento e nell'alimento per ovvi motivi non ci sono più.
Per questo motivo la lisciviazione avviene praticamente con tutti i metodi di cottura. Quando un alimento contiene dell'acqua che può uscire, naturalmente lì abbiamo sempre questo fenomeno di lisciviazione. La degradazione invece è il fenomeno più complesso, un po' meno conosciuto e anche più difficile da comprendere. Si tratta della modifica chimica della molecola che si trova all'interno dell'alimento. Riguarda per lo più le vitamine, ma anche gli acidi grassi essenziali che sono in saturi ne sono colpiti e anche altre molecole come gli antiossidanti, cioè queste sostanze non escono materialmente dall'alimento, rimangono all'interno, ma la modifica chimica causata dalla cottura, causata dal calore, provoca una differenza strutturale che fa sì che l'organismo non riconosca più quella molecola come la vitamina o il nutriente che doveva essere. Questo significa che non verrà trattato come se fosse quel nutriente e non concorrerà ai fabbisogni del cane e del gatto. Una vitamina che ha subito il processo di degradazione, dal punto di vista dell'organismo, non è più una vitamina. La degradazione e la lisciviazione sono quindi i due processi fondamentali con i quali vengono persi i nutrienti. Ma per evitare di avere della confusione in testa, bisogna rispondere a una domanda fondamentale: ma quanti nutrienti vengono persi in cottura? Cerchiamo di capirlo. Inizio andando molto veloce parlando delle vitamine. Le vitamine sono un gruppo di molecole molto molto diverse tra loro. Alcune vengono perse per lisciviazione, altre no. Altre vengono perse per degradazione, altre invece no. Vado molto veloce su questo argomento perché? Perché in realtà ne ho già parlato e ho preso in considerazione vitamina per vitamina per andare a vedere quali venissero perse per lisciviazioni, quali per degradazione e in quali alimenti, perché c'è anche un altro aspetto importante che ad esempio sono gli altri nutrienti presenti nell'alimento che concorrono nel complesso a formare il pH di quell'alimento specifico. Se volete saperne di più e conoscere vitamina per vitamina, vi invito a vedere questo video precedente che ho fatto. Qui invece mi limito a mostrarvi come queste differenze possono essere molto importanti nella cottura degli alimenti. In questo studio sono state paragonate con lo stesso metodo di cottura, era lo stesso alimento che veniva trattato nello stesso modo, prendendo in considerazione tre vitamine del gruppo B, precisamente la tiamina, che è una vitamina termolabile, la riboflavina, che è labile anche lei, però è un po' più resistente rispetto alla tiamina, e la niacina, che invece è resistente al calore e non viene persa per degradazione. Possiamo notare dai risultati di questo studio come in realtà a parità di metodo di cottura e di alimento la perdita delle vitamine varia in base alla natura della vitamina stessa. E questo ci fa capire già di primo impatto che non è corretto dire la cottura fa perdere le vitamine, perché alcune vengono perse, altre invece vengono perse pochissimo. Bisogna vedere di quali vitamine il vostro cane, il vostro gatto ha bisogno relativamente agli alimenti che ci sono e capire quindi quali vengono perse e quali no. Possiamo anche fare la differenza con un'altra vitamina. Qui viene presa in considerazione ad esempio la vitamina D e possiamo notare che la perdita è inferiore rispetto alle vitamine del gruppo B. Perché? Perché le vitamine del gruppo B vengono perse per lisciviazione, cioè se ne escono dall'alimento. La vitamina D invece difficilmente esce dall'alimento, rimane solitamente dentro, ma viene degradata dal calore e questo porta a perdite che sono di natura e di conseguenza di consistenza diverse rispetto a quella delle altre vitamine. Ma se di vitamine ne abbiamo già parlato, prendiamo in considerazione altri nutrienti fondamentali per la sopravvivenza del cane e del gatto, che sono i minerali. I minerali hanno una struttura generalmente molto più semplice rispetto a quella delle vitamine. Di conseguenza, la degradazione, l'effetto del calore su di loro è poco importante, mentre diventa molto più importante il processo di lisciviazione, ovvero la maggior parte dei minerali viene persa proprio per uscita dall'alimento durante la cottura. Considerando i metodi di cottura che sono diversi, considerando la variabilità degli alimenti, la perdita di minerali dall'alimento viene stimata in un quantitativo che va dal 20 al 30%. Questo vuol dire che se in un alimento avevo 100 mg di un minerale, alla fine della cottura mediamente ne troverò dai 70 agli 80 mg. Vi mostro una serie di studi che ci permettono di capire di più su questo argomento. In questo articolo è stata valutata ad esempio la perdita di tutti i minerali messi insieme, raggruppati tutti insieme con una nomenclatura che chi ha un cane o un gatto conosce molto bene, quella di ceneri, che come abbiamo visto in un precedente video sono nient'altro che l'insieme dei minerali presenti all'interno degli alimenti. Possiamo notare come in relazione alla diversa tipologia di alimento le ceneri sono state perse in quantità maggiori o in quantità minori. Alcuni metodi di cottura addirittura non hanno fatto affatto perdere dei nutrienti, mentre altri metodi di cottura hanno portato a una perdita maggiore. Ma dire che un tipo di cottura fa perdere meno nutrienti rispetto all'altro tipo, come vedremo tra poco, non è corretto. Per adesso prendiamo quindi per buona questa informazione e consideriamo che in base ai vari metodi di cottura le perdite possono essere maggiori o minori,
assestandosi sui valori che abbiamo visto. I metodi di cottura che sono stati presi in considerazione in questo studio erano il forno, l'arrosto e il microonde. Vi mostro poi un altro studio che, rispetto al precedente, non è andato a prendere tutto l'insieme dei minerali, ma li ha distinti minerale per minerale, andando a valutare le perdite in cottura di ferro, zinco, calcio, sodio, potassio, magnesio e fosforo nei diversi metodi di cottura. Anche in questo caso si può vedere come le perdite totali si assestano all'incirca sul 20-30% di tutti i minerali presenti all'interno dell'alimento iniziale. Potete mettere in pausa il video per vedere le varie perdite di minerali che ci sono state nei diversi metodi di cottura, ma vi faccio notare una cosa molto interessante. Il ferro e lo zinco non sono diminuiti, sono aumentati. Com'è possibile? La risposta si scopre leggendo il corpo dell'articolo, perché gli studi scientifici non vanno solamente mostrati, ma vanno anche letti per vedere che effettivamente quello di cui si parla sia quello che interessa. La risposta in questo caso è che nelle analisi in cui questi minerali aumentavano, questi venivano cotti su superfici metalliche che contenevano appunto del ferro e dello zinco. Conseguentemente la cottura faceva migrare questi minerali che non venivano persi, ma venivano assorbiti all'interno dell'alimento. A notare come non conta solo il metodo di cottura, ma ad esempio in questo caso anche la superficie di cottura. Per quanto riguarda poi i materiali a contatto con gli alimenti, questo sarà oggetto di altri video successivi. Vi mostro infine un ultimo studio che ha valutato la perdita di minerali non solo in uno specifico alimento, ma sulla cottura massiva di vari generi alimentari. La cottura veniva fatta per un servizio di mensa per valutare appunto quanti nutrienti rimanessero all'interno di quegli alimenti. Il risultato, come mostrato dagli altri due studi precedenti, è che la perdita si assesta su una media del 25%, anche qui con una variazione che va grosso modo dal 20 al 30% dei minerali totali presenti all'interno dell'alimento. Anche qui vengono valutati i singoli minerali e ho ritenuto molto interessante mostrare questo studio non tanto perché i cani e gatti vadano alla mensa, ma perché molti proprietari fanno una cottura massiva delle dosi che magari utilizzeranno nel corso poi della settimana, quindi magari le congelano e le scongelano nel momento in cui arriveranno ad utilizzarlo. È una situazione quindi in realtà, per quanto diversa, molto simile a quella che si trovano ad affrontare molti proprietari che fanno alimentazione casalinga a cotto. Naturalmente, ne abbiamo già accennato, il metodo di cottura è importante nel valutare la perdita dei nutrienti, ma il metodo non è l'unica cosa importante. Altri fattori molto importanti nella perdita sono il tempo di cottura e anche la dimensione degli alimenti che vengono cotti, questo a parità di alimento, quindi senza considerare le differenze tra uno e l'altro alimento. È importante ricordare che a far perdere nutrienti è sostanzialmente il calore della cottura, per cui è difficile trovare un metodo di cottura che non faccia perdere nutrienti. Da notare che ci sono metodi di cottura, diciamo, più gentili che fanno perdere meno nutrienti e altri metodi un po' più aggressivi che ne fanno perdere un pochino di più. Ma ad esempio è opinione comune il fatto che la cottura al vapore faccia perdere meno nutrienti rispetto ad altri tipi di cottura come la bollitura. In realtà anche qui se andiamo a vedere le valutazioni scientifiche, notiamo che questa cosa è vera, ma non è così tanto vera, nel senso che se una cottura tradizionale fa perdere in media il 20% dei minerali presenti all'interno di un alimento, la cottura al vapore ne fa perdere all'incirca il 20%, per cui ne fa perdere un po' meno, ma non è una differenza determinante. Oltretutto bisogna considerare anche quanto dura la cottura al vapore, più dura e più nutrienti verranno persi, per cui paradossalmente è possibile perdere meno nutrienti con una bollitura molto veloce che non con una cottura al vapore molto lenta. Al solito non conta solo il metodo, ma conta anche il tempo. In questo esempio sono stati presi tre alimenti di origine vegetale ed è stata valutata la perdita di vitamina C. Tuttavia c'è da dire una cosa, la perdita dei nutrienti in cottura è molto difficile da valutare in senso lato perché, come abbiamo visto, i fattori che concorrono sono tantissimi. Questo non lo dico naturalmente io, ma lo dice questo interessante articolo scientifico che è una review, cioè un articolo che ha messo insieme tanti altri articoli che avevano parlato dello stesso argomento, valutandoli tutti insieme. Le conclusioni sono molto interessanti, qui erano stati valutati principalmente gli alimenti di origine vegetale e veniva mostrato come, ad esempio, il fatto che la cottura al vapore fosse più gentile verso i fitocomplessi, cioè più fitocomplessi vengono conservati quando viene utilizzato questo metodo di cottura, a fianco ci sono però delle sostanze che vengono preservate di più con altri metodi di cottura, ad esempio la vitamina B9 che veniva conservata maggiormente con un metodo che generalmente si pensa sia il male assoluto, ovvero la bollitura per la perdita dei nutrienti. In questo caso la bollitura si comportava addirittura meglio rispetto alla cottura al vapore per questo specifico nutriente. Oppure, valutando le patate, è stato visto come la cottura sottovuoto è il metodo che per loro in generale preserva la maggior quantità di nutrienti.
Tra l'altro è stata notata anche una cosa molto particolare: alcuni minerali aumentano la propria disponibilità in cottura. Questo accade perché la rottura delle cellule della parete, delle cellule vegetali, che la cottura può rompere, ma l'intestino dell'uomo e di conseguenza anche quello del cane e del gatto no, fa sì che molti nutrienti che vengono ingeriti con l'alimento rimangano poi all'interno della cellula vegetale, non venendo di fatto assorbiti e quindi finendo nelle feci. La cottura, da questo punto di vista, può anzi aiutare a rendere più disponibili alcuni minerali. Alcuni naturalmente aumentano la disponibilità, altri però vengono persi e quindi va valutato nel totale la tipologia di cottura, quanti eventualmente nutrienti fa perdere. Come dicevo all'inizio, è un aspetto molto complicato da affrontare. Anche perché si aggiunge un tassello fondamentale. Non è solamente la quantità di nutrienti che vengono ingeriti dal cane e dal gatto a concorrere al loro fabbisogno, ma anche la disponibilità di questi nutrienti. Questo studio, ad esempio, mostra una differenza della disponibilità, cioè della capacità di assorbire i nutrienti nel cane. È stato visto in questo esempio che diete molto ricche di fibra o di carboidrati non digeribili riducevano l'assorbimento del ferro, quindi a parità di ferro ingerito, in realtà poi il cane materialmente ne assorbiva meno. Anche dello zinco era inibito l'assorbimento, del rame invece no, il rame veniva assorbito anche di più rispetto alle altri tipi di dieta. Questo studio, che è solo un esempio, ci porta però all'attenzione del fatto che la disponibilità non dipenda solamente dall'organismo del cane e del gatto e magari dalla presenza di una patologia, ma anche della composizione della dieta stessa, quindi da quali sono gli altri nutrienti che vengono ingeriti dal cane e dal gatto. Questo è fondamentale perché le tabelle nutrizionali altro non sono che l'indicazione nuda e cruda dei nutrienti che ci sono all'interno degli alimenti, ma poi questi vanno applicati alla fisiologia del cane e del gatto per poter capire se bastano, se sono troppi o nel caso se sono pochi. La valutazione va fatta nel complesso della dieta del cane e del gatto anche per un altro motivo. Quando si formula una dieta a un cane o un gatto, ne calcoliamo anche tutti i fabbisogni e molte vitamine e molti minerali potrebbero superare il fabbisogno minimo calcolato per quel cane o per quel gatto. Ma il superamento può essere di poco o di tanto. Questo può voler dire, ad esempio, che se un cane o un gatto ha bisogno di 100 mg di un minerale, nell'alimentazione ce ne possono essere 101 mg o possono essercene 500. È chiaro che qualsiasi problema riguardante l'assorbimento in generale della dieta porterebbe problemi a quel minerale di cui ce ne sono 101, perché andrebbe sicuramente sotto la soglia minima necessaria per quel cane e per quel gatto, per cui sia necessaria un'integrazione. Questo invece succederà con molta più difficoltà per un minerale di cui ce ne sono 500 mg a fronte di un fabbisogno di 100, appunto perché ce n'è in grande abbondanza. Ma questa situazione va valutata sullo specifico cane o sullo specifico gatto e in relazione agli specifici alimenti che mangia. Un'altra domanda molto importante che viene spesso posta dai proprietari a questo proposito è questa: sì, ma ok, la cottura mi fa perdere dei nutrienti, ma se io recupero il liquido di cottura, quindi faccio mangiare al cane o al gatto anche il liquido in cui ho cotto quell'alimento, non li recupero quei nutrienti? La risposta è in parte, ma in parte no. I motivi per cui in parte non vengono recuperati, quindi di fatto non vengono recuperati nel complesso, sono diversi. Il primo, lo abbiamo già detto, è la degradazione delle molecole. Se una molecola è stata modificata dal calore, può essere anche presente nel liquido di cottura, può essere presente nell'alimento, ma comunque sia l'organismo del cane e del gatto non la riconoscerà come quella molecola e di conseguenza non la tratterà come quella molecola che non avrà l'effetto che dovrebbe avere nell'organismo. Ma ci sono anche altri motivi. Banalmente, se cuoce per bollitura, il liquido di cottura è troppo per essere mangiato dal cane e dal gatto e di conseguenza, se una parte la devo buttare o la devo utilizzare per altro, non recupererò i nutrienti che erano finiti in quella parte. In altri metodi di cottura, questo vale soprattutto per la cottura in padella, i minerali vengono persi, ma tendono ad attaccarsi al fondo appunto del recipiente in cui vengono cotti. Questo accade perché? Perché il fondo del recipiente è in grado di raggiungere tranquillamente i 200 gradi e questo fa degradare le proteine, fa degradare i grassi che erano presenti all'interno dell'alimento principale, facendoli di fatto bruciare. È il nero che rimane in fondo alle pentole. In questo nero, in queste sostanze bruciate, sono presenti necessariamente anche delle vitamine e dei minerali che per ovvi motivi non possono essere recuperati. Un po'
po' perché ci sono dei composti dannosi, un po' perché non possono comunque essere estratti se non con il sapone, quando laviamo il recipiente. Questi sono i motivi per cui pensare di fare un'alimentazione a cotto, pensando di recuperare i nutrienti, è sostanzialmente sbagliato, perché comunque sia, se una piccola parte vengono recuperati, la maggior parte verrà comunque persa all'interno della cottura. E quindi terminiamo con una domanda relativamente all'integratore, che è in generale il metodo più semplice. Per quanto dia fastidio anche a noi metterci l'integratore, non è bello mettere l'integratore in una dieta casalinga a cotto per il cane e per il gatto, non è piacevole, ma purtroppo prima che rischiare carenze dal punto di vista tecnico è importante per la salute del vostro cane o del vostro gatto metterci questi prodotti all'interno della dieta. La domanda che viene generalmente posta è questa: ma quindi l'integratore mi serve solamente a recuperare le perdite che ho in cottura? La risposta è no. Come abbiamo detto all'inizio, questo è il motivo principale, cioè ho delle perdite in cottura, stimo queste perdite, vedo che con le perdite in cottura non riuscirò ad avere questo minerale, quindi vado a scegliere un'integrazione apposita di questi minerali per recuperarli e quindi fornirli al cane e al gatto nella sua alimentazione. Ma l'integratore ha anche un altro scopo, e cioè le diete casalinghe generalmente non contengono comunque già all'interno dell'alimento a crudo tutti i nutrienti di cui il cane e il gatto ha bisogno. È il motivo per cui, se vedete la differenza tra una dieta casalinga e una dieta a crudo, quella a crudo è molto più complicata e ha molti più ingredienti da mettere all'interno, proprio perché bisogna mettere ad esempio degli organi per recuperare nutrienti che nella carne, intesa come muscolo, non ci sarebbero di per sé. Un'alimentazione casalinga viene spesso formulata utilizzando carni di facile reperibilità, ad esempio il petto di pollo piuttosto che la carne bovina, ma queste carni non contengono tutti i nutrienti essenziali per il cane e per il gatto. Un esempio abbastanza famoso e ormai abbastanza conosciuto è il calcio, di cui ho parlato in un precedente video, ma non è l'unico esempio. Ci sono tanti minerali che mancano, andando a vedere anche semplicemente una tabella nutrizionale, all'interno di queste carni, se le paragoniamo con il fabbisogno del cane o del gatto in questione. Questo è il motivo per cui l'integratore non serve solamente a recuperare quelle perdite che se ne vanno con la cottura, ma anche ad aggiungere nutrienti che nell'alimento già dall'inizio non c'erano proprio. E concludo quindi con l'ultima domanda: e non c'è proprio modo di fare a meno dell'integratore? No, perché a me, pensavo di fare una dieta più naturale, dà un po' fastidio metterci questo. Oppure no, perché al cane dà fastidio questo integratore, magari gli fa venire la diarrea, esistono anche reazioni avverse agli integratori. Oppure ancora, di solito coi gatti, al gatto non piace e mi lascia tutto lì se c'è l'integratore all'interno. Non c'è proprio modo di fare a meno dell'integratore? La risposta purtroppo è difficile da dare e in generale è no. Le integrazioni sono importanti e, per quanto non sia necessario mettere un integratore multiminerale e multivitaminico, cioè si possono prendere integratori minerali o vitaminici che integrano solamente i minerali o solamente le vitamine di cui il cane o il gatto ha bisogno, è molto difficile farne a meno. L'unico modo, se possibile, di farne a meno sarebbe quello di seguire un'alimentazione a crudo. In quel caso non abbiamo le perdite in cottura di cui abbiamo parlato e, non avendole per niente, abbiamo la possibilità di fornire una dieta anche bilanciata a un animale senza l'aggiunta di un integratore. Purtroppo la cottura questo non ce lo permette. C'è anche un altro aspetto importante: la dieta cruda deve essere fatta in modo corretto, nel senso che fare una dieta cruda pensando di dare solamente carne cruda, come dicevamo prima, senza gli organi, non ha comunque senso. L'integratore si necessita comunque, perché nella carne bovina cruda, se un gatto mangia esclusivamente quella, non abbiamo alcuni nutrienti che vanno comunque sia inseriti. Io mi rendo conto che questi discorsi non sono piacevoli per chi è interessato a un'alimentazione casalinga a cotto, ed è brutto mettere un prodotto comunque sia industriale in un'alimentazione che è completamente naturale. Però vi invito, al solito, a pensare per prima cosa, più che all'etica e a quello che vi piace o non vi piace fare, alla salute del vostro cane o del vostro gatto. Una dieta casalinga non bilanciata non porta particolari conseguenze nel giro di pochi giorni, ma con l'andare avanti del periodo, tanto più avanti si va, tanto più c'è la possibilità di avere delle carenze nutrizionali, e le carenze nutrizionali sono delle patologie che vi costringono intanto ad andare dal veterinario e quindi a fare una terapia, ma la cosa paradossale è che la terapia sarà proprio un integratore di quel nutriente che mancava. Conseguentemente il mio consiglio è quello di seguire un'alimentazione bilanciata e non aspettare che queste carenze possano causare danni all'interno dell'organismo. Se la dieta non è bilanciata senza l'utilizzo di un integratore, tanto vale aggiungerlo subito, tanto comunque se venisse fuori una patologia, prima o poi vi tocca mettercelo.
Io spero di aver trattato bene questo argomento perché la perdita dei nutrienti in cottura è qualcosa che spaventa molto i proprietari e per quanto ne avessi già parlato nel video sulle vitamine, spero che queste aggiunte vi siano utili per capire meglio la situazione quando viene formulata un'alimentazione casalinga a cotto. Se avete altre domande, curiosità, interessi specifici proprio relativamente a questo argomento, vi invito a farmele qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere sulla mia pagina Facebook Valerio Guigi. E se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me, magari proprio perché state già seguendo una dieta casalinga, ma vi siete resi conto che manca qualcosa e volete quindi avere una valutazione nutrizionale della dieta, potete contattarmi con i recapiti che trovate qui sotto nella descrizione del video. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.